lettura del Vangelo di oggi sono una risposta alla domanda fondamentale. Perché la sofferenza? Perché il dolore? Perché la morte? Questa domanda nasce dall'acqua. Questi due elementi nel Vangelo, acqua e vino. C'è un matrimonio, uno sposalizio a Cana di Galilea. Sono Adamo ed Eva, fratelli. Adamo ed Eva che sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio, maschio e femmina, per amarsi, per donarsi, per trascendersi l'uno nell'altro, per offrirsi e per essere fecondi, perché questo amore dia frutto. L'uomo non separi quello che Dio ha unito, questo che leggiamo, proclamiamo in ogni matrimonio come sigillo sul sacramento, dopo che gli sposi sono scambiati il consenso, che è il momento esatto nel quale Dio scende e benedice quell'unione e la fa indissolubile, la rende indissolubile con la grazia del sacramento che rinnova ogni giorno. E Dio ha creato l'uomo maschio e femmina, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, il Signore alla sua sposa e formeranno una carne sola. Questo matrimonio, queste nozze a Cana sono l'immagine di ciò che è accaduto nel paradiso. C'è un matrimonio, c'è una creazione, c'è un progetto, c'è un piano di Dio meraviglioso su tutti noi, fratelli. Ma risulta il peccato, trasforma il vino. Israele chiama il vino il sangue della vigna, la vita, la dolcezza, l'allegria, la benedizione, la pienezza, la gioia, la pace, tutto quello che significa il vino, la benedizione, il frutto della vigna, il frutto maturo della vigna, il frutto dato da Dio e lavorato dall'uomo. Non nasce il vino, no? Nasce creata l'uva, l'uva è una creazione, poi l'uomo la prende, la elabora, la lavora sapientemente, diventa vino. Immagine bellissima, meravigliosa, della estrema serietà e della bellezza e della creatività che Dio ha dato all'uomo per farlo partecipare della sua stessa essenza, della sua stessa sostanza, del suo amore creativo, ogni giorno creativo, ogni giorno fantasioso. Bene, tutto questo è il paradiso, tutto questo è il cielo, tutto questo è l'Eden, tutto questo è il piano di Dio su ognuno e ognuno, la grandissima maggioranza delle persone, dei ragazzi che in tutto il mondo, a prescindere che siano cristiani o meno, quando si fidanzano e si sposano è con questo desiderio. Immaginano, sperano qualcosa di simile, è che nel loro matrimonio ci sia vino, ci sia amore, ci sia donazione, ci sia creatività ogni giorno. Ogni giorno l'uomo verso la donna verso l'uomo, la moglie verso il marito, cambiando e creando nuove forme, nuove parole, nuovi gesti per amare, per prendere su di sé la debolezza dell'altro, anche il peccato. Ebbene, tutto questo è stato spezzato e ci si ritrova a un certo punto in queste nozze senza vino, con acqua. Acqua, capite? Acqua, il vino è finito. Finita la festa. È interrotto quel canale di vita tra il creatore e le sue creature, e Adamo ed Eva, e questo matrimonio, queste nozze. Tutta la Bibbia parla delle nozze, inizia con le nozze e termina con le nozze, e dentro tutte immagini nuziali. Questo evidentemente vale per la famiglia così attaccata in questo tempo, ma non solo, questo vale per qualsiasi relazione. L'uomo è relazione, l'uomo è un io che è stato creato per donarsi al tu. Questo è il senso profondo della vita di ogni uomo. Ebbene, succede quello che è successo nell'Eden, che è una menzogna, un inganno, una tentazione, la impossibilità di accettare che l'acqua, che Dio, scusate, che è Dio che provvede a noi la terra, che provvede a noi la vigna, che provvede a noi l'uva. Domani ci ha detto: ma com'è possibile questo? Fai tu, decidi tu. Guarda, quest'uva non è così buona. Guarda, il vino che sta uscendo non è proprio quello che tu desideravi, vero? Perché devi aspettare le stagioni? Perché devi coltivare tu? Decidi tu, fai tu. Crea tu, sei tu Dio. Quello che noi tutti sperimentiamo ogni giorno. La menzogna che secca il seme, che
infetta la terra, ammala la vigna. E invece di vino, acqua, acqua, acqua nella nostra vita, fratelli, acqua. E infatti quest'acqua è la relazione con tuo figlio, che porta tristezza, che genera in te la tristezza, lo sconforto. L'acqua è il segno del peccato che ha rovinato la festa e che ci getta oggi nella tristezza, perché quello che ci fa tristi, quello che toglie la gioia alla nostra vita è il peccato. È il peccato, fratelli. È il peccato che genera opere morte, che genera opere di morte, che genera giudizi, che genera menzogne, che genera pregiudizi, che genera mormorazioni, che genera rancori, incistati nel cuore per anni. Quello che tutti noi viviamo, la pornografia, la masturbazione, i rapporti sessuali sregolati, chiusi alla vita. Quanti giovani sono tristi e devono drogarsi in tanti modi, non soltanto con le pasticche, non soltanto con la marijuana, con il fumo, anche con la cocaina, o drogarsi di sesso, drogarsi di musica, sempre, o no, di social networks, o quello che sia, o drogarsi più soavemente, ma non meno pericolosamente, con storie assurde, storie piene di passione, che fagocitano le ore, a 15 anni, a 16 anni, 14 anni spesso, o con lo studio, con la carriera, va bene, questo è quello che sperimentiamo tutti i giorni, l'acqua, fratelli, l'acqua, fai acqua, no? Dice, fa acqua, è acqua, con tua moglie, con tuo marito, ma come? Come? Cioè, ti sei sposato per vivere nella gioia, per vivere il vino dell'allegria di chi si dona, di chi si consegna all'altro, la felicità pura di chi ama e dimentica se stesso, dimentica il suo tempo, dimentica i suoi criteri. E invece risulta che non puoi perdonarla, non puoi caricare con questo difetto che con gli anni è peggiorato, che è diventato un difetto insopportabile. Acqua da tutte le parti, acqua da tutte le parti, imbarchi acqua e la barca della tua vita va a fondo, non c'è niente da fare. Bene, tutto questo è vero, ma qual è la grande notizia? La notizia impressionante che a me ha commosso tantissimo è che a noi, che siamo stati creati per vivere la nostra vita come un matrimonio, con Gesù Cristo, con Dio, con il nostro creatore, e con la nostra sposa, con il nostro sposo, con i nostri fratelli, vivere una relazione meravigliosa, vivere amando, a noi che siamo fuori dal paradiso, cioè dove non c'è la festa, dove non c'è vino, fuori dal paradiso, dove non c'è vino, dove si suda per nulla, per resistere, per sopravvivere, qui è stato invitato anche Gesù, con sua madre e con i suoi discepoli. Gesù e la Chiesa, fratelli, nella nostra vita, nel nostro matrimonio, oggi è invitato Gesù Cristo. Questa è la notizia enorme. È invitato Gesù Cristo che ancora non ha operato miracoli. Attenzione, perché c'è qualcosa che ancora, dove ancora lui non ha avuto modo di manifestarsi. Oggi è la terza Epifania. E dopo l'Epifania ai Re Magi, la manifestazione ai Magi e ai Pagani, dopo la manifestazione del Battesimo, abbiamo visto la domenica scorsa, oggi è la terza Epifania. Nell'iconografia orientale appaiono sempre queste scene come Epifania. Bene, oggi è invitato Gesù Cristo alla tua vita, capisci? Alla tua vita, alla mia vita, è invitato Gesù Cristo con la Chiesa. Fratelli, ci sono luoghi della nostra vita, c'è un luogo nella tua vita dove tu ancora non hai sperimentato il perdono, dove tu ancora sei pieno d'acqua, c'hai acqua e non te ne stai rendendo conto, non lo stai forse accettando, stai lottando con le tue forze, cerchi di riempire la tua vita aggiungendo vino, ma vino pieno di fosfati, vino falso, capito? Vino artefatto, vino che non è puro. Nella messa si usa vino puro, senza aggiuntivi, vino fresco, vino puro, vino originale, molto importante, perché è un vino miracoloso, è un vino frutto del miracolo,
non dei nostri sforzi, non delle nostre buone intenzioni, non delle nostre alchimie, non dei nostri compromessi. In fondo, ci sono luoghi della tua vita, momenti, relazioni, fatti, dove tu ed io, oggi, ancora non abbiamo sperimentato l'ora di Gesù. Non è ancora giunta l'ora di Gesù. È interessantissimo perché è necessario che in alcuni posti, in alcuni momenti, in alcuni fatti, tu ed io sperimentiamo oggi, in questo momento, il potere di Gesù Cristo, la sua manifestazione. È stato buono non averlo compreso sino ad oggi, non aver sperimentato fino ad oggi, fratelli. Così come vale per i tuoi figli, così come vale per il tuo matrimonio. Oggi o domani o tra 10 anni, non sappiamo. Perché? Perché c'è la Chiesa che garantisce per noi. C'è Maria. Maria sa chi è suo figlio. Maria sa che suo figlio ha potere su di te e su di me. Ha potere nel tuo matrimonio. Ha potere nella tua vita. Maria sa che abbiamo solo acqua. Guarda, dice il Signore, guarda. Ma come, non è giunta ancora la mia ora? Ma come no? Lei neanche gli risponde. Neanche gli risponde. Lei sa che era tutta invece la sua ora. Cuore di madre. Cuore di madre. Ma guarda, è una cosa impressionante. Il cuore della madre spinge Gesù, il suo figlio, nella sua ora. Perché? Perché ha sollecitudine per te e per me. Ha sollecitudine per la vita di ogni uomo. Questa è la fede di Maria. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Non guardare le nostre stoltezze. Se ancora non abbiamo capito, se siamo lì arrabbiati, adirati contro l'ingiustizia, contro la morte di una mamma giovane. È il manto di misericordia di Maria, della Chiesa, che intercede per noi, che ha un amore infinito per noi e spinge Gesù Cristo a che? A compiere il miracolo più grande. Qual è? Attenzione! Il miracolo più grande che compie Gesù Cristo, fratelli, non è cambiare l'acqua in vino, è che tu obbedisca a Lui. Fate quello che Egli dirà. Fate quello, ogni cosa. Ascoltate le parole della sua bocca. C'è dietro qui tutto l'Antico Testamento. C'è la figura di Giuseppe, al quale il faraone ha dato un potere immenso e dice a tutti di fare come la parola che esce dalla sua bocca, come la sua parola è come un bacio, dice il Targum. Bene, Cristo ti bacia oggi con la sua parola, ti bacia, mi baci con i baci della tua bocca. Più dolce del vino è il tuo amore. Abbiamo bisogno di questa parola, di questo bacio di Gesù Cristo, della parola che ascoltiamo nella Chiesa. E questo la Chiesa ci dice: ascolta, lasciati baciare dalla parola. Lascia che la parola penetri nella tua vita e obbedisci. Questo è il miracolo più grande. E che cosa ci dice Gesù Cristo? Attenzione, non ti dice sforzati, fai cose, mettiti d'accordo, cerca di impegnarti, ama tua moglie, ama tuo marito, ama i tuoi figli. No, non ti dice questo, dice tutto il contrario. Questo spezza tutti i nostri legalismi, moralismi, le nostre idee di cristianesimo. Che cosa dice? Gesù sa quello che c'è nel nostro cuore e siamo noi che non lo sappiamo. Gesù sa che noi siamo fuori dal paradiso, che abbiamo perso il vino, che abbiamo perso il contatto con Lui, abbiamo tagliato con il Padre. Ebbene, ci porta a conoscere la nostra realtà, riempite d'acqua le giare. Ma come? Ma come? Non poteva far comparire, paf, così il vino? No, tu ed io dobbiamo riempire fino all'orlo, dice la parola, fino all'orlo, cioè fino all'ultimo degli ultimi peccati, fino all'orlo. Possiamo fare mille cose senza fede, illudendoci che così noi mettiamo vino e Gesù collabora con noi, aiutati che Dio ti aiuta, la cosa più anticristiana che ci sia. Ma se ci sono delle cose che tu non puoi risolvere, solo rimane l'acqua che abbiamo noi, che è frutto del peccato, quindi non riusciamo a rispondere, perché la morte, che è il frutto del peccato, ci fa paura e non abbiamo una risposta alla morte, che non abbiamo risposta al peccato. Abbiamo paura della morte perché non abbiamo risposta al peccato. Ebbene, Gesù Cristo oggi dice: metti l'acqua fino in fondo, cioè cammina nella Chiesa, abbandonare i nostri sforzi, abbandonare le nostre alchimie, abbandonarci, spogliarci, cioè che significa riempire d'acqua. Perché? Perché dobbiamo capire, sperimentare, accettare, vedere che noi abbiamo solo acqua, acqua, ma quell'acqua è preziosa perché è la tua vita. Gesù ha il potere di cambiare quell'acqua in vino, ma se tu non sai qual è la tua acqua, ma che cosa cambia Gesù Cristo? Non può cambiarlo, non vuole cambiarlo, non vuole coartarti. Dio ti ama così come sei. Ma come sei? Camminare nella Chiesa. Un anno, 10 anni, 40 anni, non importa. Ha una crisi tuo figlio, va bene così, benedetta crisi. Ma guarda che sta facendo un macello. Tu gli hai detto, tu hai parlato, lascia. Devi sperimentare, devi riempire fino all'orlo
quelle giare sono una garanzia. Sono di pietra, come il mio cuore, ma anche come le tavole della parola, le tavole della legge, le tavole della Torah. Dice Israele che sotto al Sinai, dove si è data la Torah, dove si è data l'alleanza del Sinai, sigillata dalla Torah, dal dono della legge, sotto il monte Sinai c'erano le giare con il vino della Torah. A questo fa riferimento questo Vangelo, fratelli, il vino della Torah. Quello buono, dice poi dopo quello, dice come mai tu dai il vino buono alla fine? Perché il vino di Cristo, perché la Torah è compiuta da Cristo, la Torah data agli uomini è diventata acqua per il peccato, per l'orgoglio, per la superbia. E la Torah stessa, la parola stessa, nella Chiesa mi illumina e mi fa scoprire che io ho solo acqua. Non si tratta di peccare, no, si tratta di scoprire che le mie giare, la mia vita, che è come una giara di pietra dove Dio ha inciso la sua parola, la sua legge, la sua immagine, la sua somiglianza, invece di contenere vino contiene acqua, per questo rimane solo pietra, deve diventare carne, deve diventare carne, la parola, la legge, la Torah si deve fare carne, e questa carne è Cristo, per così dire, si tuffa in quest'acqua con il suo sangue, con la sua vita spremuta nel torchio della croce. Ma devi capire che tu sei acqua, e quest'acqua trasformata in vino, laddove abbondato il peccato sovrabbonda, la grazia sovrabbonda, là dove? In quell'acqua. Questo è quello che si compie nella Chiesa, questo è il miracolo meraviglioso, il sapore nuovo della misericordia. Questo è il segno che Dio vuole fare per manifestarsi a te e manifestarsi al mondo.